L'aria è quell'elemento, dice Platone, che solleva le cose da terra oppure che scorre sempre. A partire dagli stoici, come spiega così bene Samuel Salzburgi, quest'aria che continua a scorrere è stata immaginata come un continuum elastico, lo pneuma. Lo pneuma pervade tutte le cose, inserisce, aderisce, dà tensione strutturale, come dire che le cose sono come sono perché riempie di un invisibile alito. Di pneuma o aria sono il corpo delle stelle, la schiuma dello sperma animale, il seme dei metalli. Tutte le cose respirano. L'intero cosmo rende manifesta l'immaginazione dell'aria. Perfino il Tartaro è un luogo percorso da raffiche che con incessante animazione sbattono di qua e di là le immagini delle anime, invitandoci i loro sogni. Geist, Logos, Pneuma, Spiritus, Prana, Ruach, Psiche, Anima, Animus, parole dell'aria, forme della sua immaginazione. L'aria rende possibile questo percepibile mondo trasmettendo i colori, i suoni e gli odori che qualificano e conformano la nostra animale immersione. Come respiriamo aria e parliamo aria, e così ci bagniamo della sua immaginazione elementale, necessariamente illuminata, risonante e ascendente. La vita umana non può fare a meno di volare. All gods surely got wings. Tutti i figli di Dio hanno le ali. Aspirazione, ispirazione, inspirazione. Il genio è strutturalmente inerente, una tensione pneumatica presente in ciascuna anima. L'usignolo è la voce strozzata, l'iperbole della tromba d'aria. L'irrequietezza spirituale e il terrore dell'asfissia sono dati con l'immaginazione stessa. L'immaginazione è aria. I celesti, dice Plotinio, sono composti di aria. Queste persone dell'immaginazione popolano la sfera mediana dell'immaginale, che è fatta di una sostanza aerea e che, nelle parole di Plutarco, regge la coesione dell'universo. Questi corpi d'aria sarebbero quelle che oggi chiamiamo immagini psichiche. L'alchimista Michael Sevidosius dice che l'elemento dell'aria è fuori lieve e invisibile, dentro invece pesante e visibile e fisso. L'invisibile anima corporalis è visibile e reale, pesante e fissa, per l'immaginazione sotto forma di immagine. Commenta Jung che come le immagini di tutte le cose create sono contenute nello spirito creativo, così tutte le cose sono immaginate o dipinte nell'aria. L'aria è l'elemento di cui spiritus e anima confluiscono, manifestandosi come immaginazione. Pertanto, l'esercizio che il nostro argomento, l'aria, ci chiede di svolgere nel presente capitolo è quello di dipingere nell'aria, immaginando che il mondo sensoriale della chimica empirica sia ripieno di corpi pneumatici, di immagini psichiche. Lavoreremo su e con l'anima corporalis, l'anima che prende corpo dell'immaginazione. L'Ars delle Songes è stato il primo grande lavoro dell'esplorazione di questo medium che è Gaston Blechard, che siamo soprattutto debitori, anche se i testi a cui faremo riferimento non sono quelli che Blechard avrebbe scelto. Inizieremo costeggiando questo maestro lateralmente, dal lato della storia della scienza, nel suo studio sulla fiamma della candela, per esempio. Blechard non si occupa dei lavori del medesimo soggetto di Carl Winslow Scheele, di Michael Faraday o di Antoine Lavoisier, benché, o forse proprio perché, egli nascesse come scienziato nella natura. Blechard si accosta all'elemento dell'aria attraverso l'immaginazione della poesia, e noi lo faremo attraverso l'immaginazione della chimica. La chimica ci conduce all'illuminismo. Quando si fa menzione di tale periodo, diciamo dalla morte di Cromwell a quella di Napoleone, in questa sede di solito è per contrapporlo in senso peggiorativo al Rinascimento che lo precedette o al Romanticismo che lo seguì. Oppure, per citare correnti di pensiero adesso concomitanti e alternative, Emanuele Swedenborg, Johann Caspar Lavater, e Rosa Croce, Franz Xaver von Baedeler e Franz Anton Mesmer, Jacob Frank e William Blake. Del resto,
XVIII secolo non fu appannaggio esclusivo degli enciclopedisti e del dottor Johnson. Ci fu una fioritura di pubblicazioni alchemiche, 50 edizioni di Paracelso, ma anziché rivolgerci alla tradizione occulta, proveremo a scavare nella razionalità illuminata della nostra memoria occidentale, nella sua accecante luce autocentrica, proprio laddove essa si presentò più baldanzosa nell'illuminismo scientifico, per scoprirvi, come dice Gilbert Durand, la potenzialità occultate al suo interno, non come rami collaterali o reietti delle posizioni ufficiali. Vico contro Dascardin, il Newton alchimista contro il Newton meccanicista, il Pascal mistico contro il Pascal matematico, bensì per vedere all'opera dentro la mente illuminata le configurazioni occulte dell'immaginazione per come si esprimevano mediante le azioni razionaliste stesse proprio di quell'epoca. Se riuscissimo a salvare il fenomeno, cioè l'aria, nell'illuminismo, avremmo compiuto un passo verso la possibilità di salvare i fenomeni che costituiscono l'eredità dell'illuminismo. La scienza e la tecnologia razionali, addirittura il mondo attuale, lasciandoci dall'illuminismo nel tentare questa mossa spudoratamente eroica. Proverò ad ampliare una delle idee di Jung, estendendola dalla psicologia personale alla psicologia culturale. Dice Jung che la cosa che crediamo di conoscere meglio, la conoscenza dell'io, è un corpo oscuro, pieno di ombre. Nel momento di maggior luce, nel cuore dell'illuminismo, pertanto, meno visibili sono le immagini. E come appaiono dunque l'io dal punto di vista dell'anima e dell'illuminismo dal punto di vista di anima? Non mi riferisco ovviamente all'illuminismo nella sua totalità, ma semplicemente ad alcuni dei suoi segmenti essenziali per come si manifestarono nell'immaginazione dell'aria. Facciamo ora un viaggio nell'aria, in mongolfiera. Il pallone all'aria calda costituito dai fratelli Montgolfier è annunciato il 5 giugno del 1783 nella prima ascensione aerea. Nell'agosto, davanti ad una folla immensa, a Parigi, ai Champs de Mars, si tenne una nuova ascensione. Fu immediatamente istituita una commissione per studiare il fenomeno. Le commissioni sono a loro volta un fenomeno dell'illuminismo. Frappé par expérience, come si legge nel testo, la commissione, che comprendeva Lavoisier e il marchese di Condorcet, presentò già nel dicembre il suo rapport Fidley. L'immaginazione pneumatica aveva fatto il suo ingresso nella sfera pubblica, scientifica e ufficiali. Di lì a poche settimane, il 16 gennaio 1784, Benjamin Franklin, che compiva allora 78 anni, scrisse una lettera a un amico scienziato medico presso la corte imperiale di Vienna, descrivendo l'avvenimento e raccomandando al buon dottore, qualora volesse costruire uno di quei palloni, di inviare a Parigi come osservatore un uomo ingegnoso, affinché l'eventuale esperimento non fallisse, per mancanza di attenzione a certe particolari circostanze. Si noti l'accezione in cui è stato usato l'aggettivo ingegnoso. Di già lo spirito del genius, dall'antico significato di nimbo, di aria fiammeggiante intorno alla testa, si stava tramutando in destrezza intelligente, ingegnosità tecnologica. Ancora più interessante è il resto della lettera. Trattasi, come ella può vedere, di una scoperta di grande importanza e che potrebbe imprimere una svolta positiva alle vicende umane. Uno dei suoi effetti potrebbe magari essere quello di convincere i sovrani della follia della guerra. 5.000 palloni capaci di ciascuno di sollevare due uomini non costerebbero più di 5 navi di linea. Così Franklin immagina 10.000 uomini che calano dalle nuvole, rendendo vano il controllo delle frontiere nazionali da parte dei sovrani. La lettera di Franklin coglie al volo, sotto forma di una fantasia di guerra, la speranza di pace che scaturisce da questa nuova mossa nell'aria. Ora, nel 1794, tuttavia, la Francia aveva organizzato una scuola militare per aeronati. Curioso che la prima ascensione pubblica avvenisse nei campi di Marte. È curioso che il primo lancio con passeggeri portasse a bordo un gallo, un'oca e un cane. Anticipazione dello Sputnik e dei voli spaziali, quasi che quell'opus contra naturam dovesse dimostrare di essere innocuo per l'anima bestiale, o come se anche l'anima bestiale dovesse essere elevata dalla scienza illuminata.
Ancora più curioso il fatto che queste macchine d'aria, il pallone d'aria calda di Montgolfier, quello a idrogeno dei Robert nel 1783 e poi l'aeroplano di Wright nel 1903, fossero state inventate da coppie di fratelli. La mitologia è ricca di tali coppie, gli Aquin, i dinosauri, i gemelli della costellazione, la prima ascensione avvenne in giugno, che spesso portavano il medesimo nome e scendevano attraverso l'aria come salvatori e guaritori, portatori di speranza. Sono figli del cielo e cavalcano il vento, danno prova di sé volando sopra le acque, la trasvolata della manica dell'Atlantico. Speranze di pace, cavalli di guerra, un'ambivalenza presente archetipicamente nei gemelli del cielo. In alcune culture la nascita di gemelli è fonte di terrore e di meraviglia, terrore per la loro mostruosa innaturalità e gioia per la prospettiva di salvezza di un nuovo giorno. Nella medesima immagine troviamo la salvezza nell'elevazione e la prospettiva di un pericolo da cui essere salvati. Quelli di fine secolo furono gli anni dei palloni. Lavoisier fece personalmente numerose ascensioni per studiare l'atmosfera e così come Joseph-Louis Gay-Lussac nel 1804. Furono anche gli anni delle prime scalate scientifiche delle montagne. Nel 1788 Horace Benedict di Saussure scalò il Monte Bianco, osservando gli effetti dell'aria rarefatta sulla respirazione. Il XVIII secolo fu un secolo dei lumi in senso letterale. Nacque allora l'illuminazione a gas. Nonostante la fascinazione per la vista, opere filosofiche sull'ottica, perfezionamento dei telescopi, delle tecniche di pulitura, delle lenti, dei microscopi, trattati sulla luce e i colori, prevalenza di leoni, soli e re, fisicamente quell'era era un'epoca di penombra. Le stanze, i laboratori, i palazzi erano illuminati con candele o lampade a olio. Soltanto nel 1739, quando in Inghilterra John Clayton descrisse per la prima volta il gas illuminante distillato dal carbon fossile, poté avere l'inizio l'illuminismo fisico. Già Robert Boyle aveva studiato il gas dal carbon fossile e il primo saggio di chimica scritto da Lavoisier all'età di 20 anni che lo portò ad approfondire la chimica della combustione, tuttavia di illuminazione stradale. Ma per l'illuminazione a gas non bastava conoscere la chimica, occorreva disporre della tecnologia idonea. Valvole, filtri, stoppini, accessori, estrazione, misurazione, separazione, trasporto e depurazione. Ora nel 1792 questi problemi erano stati risolti. E nel 1798, l'anno della Anthropologie Pragmatique Idées de Kant, delle Lyrical Ballads di Wordsworth e Coleridge, nonché, più collegato al nostro tema e più inquietante, dello Essai des Populations di Thomas Robert Malthus, l'anno della nascita di Auguste Comte, della Pila di Alessandro Volta e della presa di Roma da parte dei francesi furono installate lampade a gas in una fonderia di Birmingham. Nei decenni successivi le città furono immerse in un incendio bagno di luce. Pall Mall e il Museum Theatre a Londra, Filadelfia, Baltimora, dove nacque la prima azienda pubblica di distribuzione del gas alla cittadinanza. Entro il 1819 Londra contava oltre 50.000 lampioni a gas e una rete di distribuzione di centinaia di miglia. I documenti che propagandavano la nuova invenzione esibiscono il linguaggio del positivismo democratico. L'illuminazione a gas fa risparmiare lavoro e pulire. È pulita, sicura ed economica, porta benefici a tutti. Uno dei maggiori fautori e industriali della nuova tecnologia, Friedrich Christian Ockham, scrisse: «Il buio della notte non fa più paura. Sarebbe interessante domandarsi in quale misura e per quali aspetti la moralità umana decadrebbe in assenza di tale invenzione. Infatti, i lampioni a gas annullano relativamente il dominio della notte, mentre quelli a olio servono soltanto a rendere visibile l'oscurità». L'illuminazione letteralizzata e moralizzata, la prima azione di lampioni a gas diventa una privation bonnie. Illuminare la notte e scacciare materialmente le tenebre con il suo pauroso dominio implica l'elevazione dell'umanità. E lo spirito nella bottiglia. Nei grandi chimici sperimentali,
Erano curiosi di comprendere la natura nelle acque con le bollicine che scaturivano dalla terra, come a Bad Brimpton in Germania. Ecco un'aria che era intarpolata nelle acque. Che genere di aria è questa e come fa l'acqua a trattenerla? Lavoisier e Scheele isolarono il gas presente nell'acqua in un gas acido carbonico. Mentre i padri della rivoluzione americana, Thomas Jefferson, James Madison e Benjamin Rush, studiavano le acque minerali naturali, due intraprendenti farmacisti inglesi misero appunto un apparecchio per produrre acqua effervescente su scala commerciale. E tra il 1789 e il 1821 furono aperti impianti per l'imbottigliamento delle acque minerali a Dublino, Ginevra, Parigi, Londra, Desdra e in Svizzera la ditta Schweppes, Paul e Gose iniziò la produzione di acqua minerale artificiale. L'espressione soda water entrò nel lessico americano nel 1798, quell'anno memorabile. Chimica sperimentale, ingegnosità e cultura di massa procedettero mano nella mano. E negli appena nati Stati Uniti, un pioniere della chimica, Benjamin Shillman, che si era formato nello stabilimento di Accum, al cui nome è intitolato uno dei 12 collegi di Yale, fra gli altri suoi contributi alla scienza produsse l'imbottiglio e mise in vendita un'acqua che aggiunta di carbonato di calcio e aprì il primo luogo pubblico per la sua degustazione, il Soda Fontaine. Nasceva così nella vita sociale dell'Occidente la sorgente termale artificiale, assolutamente democratica, un luogo di sosta e di ristoro, dove il corso principale della città, la bibita di acqua areata per tutti, lo spirito nella bottiglia in confezione economica, consumata oggi negli Stati Uniti più del latte, del caffè e della birra. Si cominciarono a vendere bustine di polvere per rendere frizzante l'acqua e sulle riviste scientifiche venivano certificati i benefici dell'acqua area. I medici usavano l'aria fissa, esultante da reazioni chimiche, nel trattamento di malattie putrescenti come il vaiolo, praticando clisteri di aria fissa e acque carbonate per espellere il putrefazio. Come l'illuminazione a gas delle parole di Accum e i palloni aerostatici in quelle di Franklin, l'acqua gassata veniva presentata come una grande benedizione per l'umanità. Un'invenzione foriera di pace e di salute, capace di scacciare le tenebre. È come se quella rivoluzione chimica portasse incorporata nella sua stessa effervescenza l'arte della pubblicità, schiumando nuove parole per indicare nuovi prodotti e processi. Aria fritta. Sbuffonate, campato in aria, sono espressioni che usiamo ancora oggi per ironizzare sulle parole della pubblicità, inconsciamente riconoscendo come il moto ascensionale dell'aria sia ciò che fornisce l'impeto iniziale alle identificanti iperboli perfezionistiche del linguaggio pubblicitario, alla sua missione educativa di informare il pubblico. Una enorme proliferazione di termini accompagnò la nuova chimica nell'intento di illuminare i cittadini e di aiutarli a prendere il vento con lo Zeitgeist. Ma fu proprio concentrando l'attenzione sull'acqua con le bollicine che John Dalton arrivò a formulare la distinzione tra reazione chimica e azione meccanica, tra il combinare le sostanze e il mescolarle. Scrive Dalton nel trattato On the Absorption of Gas and Water: tutti i gas che sono immersi nell'acqua per mezzo della pressione e si liberano di nuovo rimuovendo tale pressione sono mescolati meccanicamente con il liquido e non combinati chimicamente con esso. E poiché l'acqua non si combina allo stesso modo con tutti i gas, evidentemente le particelle ultime dei vari gas devono avere un peso differente. Un'ipotesi che permise di compilare in quel medesimo trattato una prima tabella di pesi atomici. Potrei andare avanti per ore a parlare della fascinazione pneumatica dell'illuminismo. James Watt, la macchina a vapore, vaporetti, riscaldamento a vapore, perfezionamento degli altiforni sotto Giorgio III, gli studi sulla respirazione a cui si appassionava la fisiologia, lo studio e la matematica della forza del vento nella nautica, gli anemometri, la misurazione degli uragani con la scala dei venti dell'ammiraglio Beaufort. Vi chiederete che cosa c'entra tutto questo con la psicologia e se per caso il trasferimento dall'Europa agli Stati Uniti non mi abbia fatto perdere la tramontana, contagiandomi con la mania tutta americana dei gadget. Ma non sarà piuttosto che il sentiero della psicologia che si è ridotto a uno solo, quello angusto dell'esperienza soggettiva?
L'indagine dell'inconscio collettivo è rimasta confinata agli introversi tesi di teologi, mistici, sciamani, alchimisti, poeti e sognatori. Perfino la definizione junghiana di immagine, punto di partenza della psicologia archetipica, privilegia la prospettiva introversa. Non intendo la riproduzione psichica nell'oggetto esterno, quanto piuttosto l'immagine fantastica, che si riferisce solo indirettamente alla percezione dell'oggetto esterno. È la psicologia del profondo dell'estroversione, e l'immagine contenuta nell'anima del mondo? Forse che l'anima mundi non muove la sua immaginazione anche nel mondo delle manifestazioni esteriori? La psicologia dell'estroversione ha avuto due paladini agli incontri di Eranos, Adolf Portman e Samuel Sambaski. Per anni Portman e Sambaski hanno esaminato il mondo esterno e le idee su di esso. Perciò questo capitolo vuole essere anche un omaggio a loro. Più precisamente, il mio bersaglio è la psicologia e il mio intento è la rettificazione della sua messa a fuoco, per passare da una immaginazione ristretta alla soggettività ad una terapia dell'individuo privato a una immaginazione dell'estroversione e a una terapia del mondo pubblico, nel quale un imminente radicale tracollo minaccia tutte le nostre vite soggettive. Un mondo che i pregiudizi della nostra psicologia hanno derubato di profondità e soggettività. Archetipici, collettivi, inconsci, questi aggettivi valgono per i fenomeni del mondo esterno come per quelli del mondo interno, a patto che liberiamo la mente dal pregiudizio della psicologia del profondo a favore dell'introversione. Attenzione! Dicendo psicologia dell'estroversione, non intendo una psicologia estrovertita che usa una prospettiva comportamentistica, storica o sociologica per studiare il fenomeno, sia esso del mondo o della persona. Intendo bensì il dare il dovuto riconoscimento all'autorità dell'oggetto nel corso del processo psichico. Non sono solo le persone, ma anche le cose ad avvincere l'interesse. Possiamo estendere la psicologia del profondo anche alle cose, ai luoghi e alle idee in quanto manifestazione dell'immaginazione. La stessa immaginazione, la stessa anima che si esprimeva nell'alchimia del XV-XVI secolo si mostrava anche nella psicologia estroversa degli esploratori in viaggio sul mare, periglioso alla ricerca delle sette città d'oro, del passaggio impossibile, della fonte della giovinezza, dell'uomo nero o della perduta Atlantide, il mondo come metafora. Lo stesso nella chimica, c'è un'immaginazione in ogni esperimento e invenzione. Il cosmo, l'ordine delle cose, palesa configurazioni archetipiche. L'anima del mondo è un soggetto idoneo all'analisi psicologica del profondo perché l'immaginazione si esprime nella costruzione di oggetti non meno che nell'ordine delle parole. Lo spirito perenne interesse di Eranos non può essere confinato a una letteralizzazione degli eventi definiti spirituali. Lo spirito alita sul mondo come fece il primo giorno della creazione, in un atto di creazione che non cessa mai. Dunque torniamo al mondo, e più precisamente al naso. Annusare fu il primo modo per differenziare le arie, gas di palude, gas di carbon fossile, l'aria dopo un temporale. Pensate che pericoli, ammoniaca, cloro, acido, solfidico. Il temerario assistente di Lavoisier, il primo uomo a fare un'ascensione in pallone, inventò la maschera antigas per calarsi nelle vasche di fermentazione della birra e nelle fogne di Parigi, solo per morire lì a poco in un tentativo di traversata nella manica in pallone. I chimici andavano nelle cantine dei vinai, nei pozzi neri, nelle paludi, nelle fabbriche di birra, nelle prigioni, a raccogliere campioni di aria. Alessandro Volta, usando un nuovo strumento, l'eodiometro, nel novembre del 1776 scoprì la presenza di metano nelle spume del Lago Maggiore. Ma voglio raccontarvi in particolare del protossido di azoto, il gas esilarante, che, scoperto da Priestley nel 1772, era stato considerato nocivo finché un ragazzo di 20 anni, Humphry Davy, non lo provò su di sé, nella sua stanzetta sotto il tetto vicino a Bristol, nel 1798. Dopo 10 mesi di esperimenti ed altri 3 di scrittura, Davy, scrisse che i primi esperimenti con quel gas furono accompagnati da piacevolissimi fremiti, specialmente al petto e alle estremità. Il ragazzo convinse almeno altre 18 persone a provare il gas,
e la descrizione delle loro sensazioni è riportata nel libro. Uno di costoro disse: «Mi sentivo come un'arpa che suona». Sotto l'influsso del gas, Davy faceva lunghe passeggiate notturne, compiendo poesie. Coleridge, che era un suo caro amico, descrisse una piacevolissima sensazione di calore per tutto il corpo. E il poeta Robert Sasty, che aveva allora 25 anni, comunicò al fratello: «Oh, Tom, sapessi che gas ho scoperto, Davy? Il protossido di azoto. Oh, Tom, ne ho provato un po'. Mi ha fatto ridere e formicolare alla punta di ogni dito delle mani e dei piedi. Davy ha inventato un nuovo piacere per cui la nostra lingua non ha un nome. Oh, Tom, stasera vado a provarlo un altro po'». Humphry Davy merita attenzione perché fornisce un esempio molto chiaro dell'immaginazione dell'aria quando si volge verso il mondo. In lui compaiono insieme due disposizioni del carattere, quel senex e quella puer. Troviamo il puer nel giovane che fa esperimenti con il gas esilarante e nell'eroe poetico di cui Coleridge ebbe a scrivere. Il padre fondatore dell'alchimia filosofica, l'uomo che, nato poeta, per primo tradusse la poesia in scienza e comprese ciò che pochi altri furono abbastanza geniali da immaginare. Per Coleridge, Davy era l'uomo più grande del secolo perché la sua chimica era poesia materializzata, realizzata nella natura. La scienza era un'impresa poetica, un song dell'aria. Con lui possiamo dall'illuminismo alla visione scheliana e alla postura bruiniana a 17 anni. E Davy aveva scritto un poemetto intitolato The Song of Genius, una sorta di testamento poer in cui la scienza trasporta l'uomo sulle ali al di sopra delle preoccupazioni terrestri. Vediamo agire le due disposizioni nel programma quotidiano del giovane appena ventenne. Prima di colazione lavorava al poemetto epico Love of Nature e subito dopo a The Feeling and Hilton. Seguivano 5 ore filate di esperimenti, poesia e scienza insieme. Giocava con il protossido di azoto e contemporaneamente annotava laboriosamente tutti i particolari che infine portò alla pubblicazione. Fu tuttavia un'altra vena caratteriale, un'attenzione prudente e molto pratica alle più minute alterazioni del mondo esterno a renderlo famoso tra i contemporanei e ad assicurargli un posto nella storia della scienza. Davy mise a punto la lampada di sicurezza per le miniere di carbone. Ebbe grande influenza sull'agricoltura. Ora, nel 1813 aveva individuato 47 nuovi elementi chimici, avendo personalmente isolato mediante processi elettrici sperimentali il sodio, il potassio, il calcio, lo stronzio, il bario e il magnesio, e aperto la strada all'individuazione del berillio e dell'alluminio. Qual è esattamente l'ingrediente capace di addomesticare lo spirito puer del gas esilarante e della poesia epica e di porlo al servizio del benessere pubblico? L'investigativo è di ordine insieme psicologico e storico, giacché riguarda anche lo spirito di un'epoca che trasferì alla tecnologia applicata del positivismo democratico le sue prime avventure nel territorio gassoso. Nel caso di Davy, alcuni hanno risposto l'ambizione, la notorietà, ovvero la fama, come era chiamata nel Rinascimento. E l'idealismo è insito nell'immaginazione dell'aria e può trascendere in altezzosità e superbia. L'ambizione è l'idealismo applicato, imbriglia gli ideali spirituali in opere pratiche che ottengono pubblico riconoscimento, riconoscimento da parte del mondo umano. E l'ambizione, puer, tuttavia, deve essere qualcosa di più che mera vanità e semplice opportunismo. Serve a incanalare l'ascensionalità del puer nel legame sociale, e scrisse Davy. Sento la voce della fama sussurrarmi all'orecchio. L'inaspettato applauso delle folle mi ha esaltato la mente. Sogno che la scienza restituisca alla natura ciò che la lussuria, ciò che la civiltà le hanno rubato. Cuori puri, lo stampo degli angeli, petti sublimi, sogno dei palpiti di gioia e di speranza. Nel suo ultimo scritto, parlando della finalità pubblica della scienza, Davy usa l'immagine dell'alchimista. La differenza tra i ciarlatani e i veri filosofi alchemici, scrive, è che questi ultimi miravano a migliorare le condizioni dell'umanità e a sostenere l'interesse della religione, sicché le loro scoperte furono eminentemente utili. Il miglioramento delle condizioni umane coincideva con la finalità di una religione estroversa delle buone opere, e la scienza poteva realizzare il fine divino,
non tanto con la fisica teorica, definendo la mente di Dio e le sue universali leggi di natura, quanto portando avanti le intenzioni redentrici di Dio attraverso la chimica applicata. La chimica realizzava materialmente il fine di restituire alla natura la sua anima angelica. Deve essere stata questa idea a farlo andare oltre il cielo stellato dei suoi versi adolescenziali, a proposito dei quali scriveva in seguito: «Tra le visioni dei miei anni giovanili che la voce della verità fugò». Con gli anni, evidentemente, si convinse che la verità si trovasse tutta dalla parte di Locke, che la conoscenza di acquisire esclusivamente attraverso i sensi, e i fatti, arrivò a dire, la natura non ha archetipi dell'immaginazione umana, sottintendendo che può essere conosciuta soltanto attraverso la sperimentazione diretta. Per Coleridge questa era una bestemmia e commentò amaro. Davy era deciso a modellare se stesso su questo secolo, affinché il secolo si modellasse su di lui. Coleridge vi vide soltanto vanità, desiderio di popolarità e l'abbandono alla natura filosofia di Schelling e del rinascente romanticismo. Per Davy, tuttavia, tra genio poetico e genio scientifico, o tra ideale e attività pratica, non esisteva alcuna polarità, parola amata da Coleridge ma non da lui, che si occupava concretamente di elettricità e di elettromagnetismo. Il personaggio di Davy ci fornisce una chiave per comprendere lo spirito empirico che informa tutto quel periodo da Jean-Baptiste e Robert Boyle, passando per Davy stesso. E mentre calcolavano e misuravano, quegli uomini giocavano. Benjamin Franklin con il famoso aquilone, Robert Hooke con i suoi meccanismi, Stephen Hale con i suoi congegni per esaminare animali e pianti, Joseph Lewis Gay-Lussac nel salire il pallone a 4.000 metri, Humphry Davy a sniffare con i suoi amici. Non si tratta solo del fatto che la nuova chimica inclinasse ancora ai trucchi magici e alle trasformazioni alchemiche, ma del fatto che l'occuparsi dell'aria costellava la potenza di quell'elemento, il rischio, il volo, la fantasia. Lo spirito sperimentale, l'impulso puer, non era ancora stato sopraffatto dalle intenzioni preordinate dell'elemento quale finirà per essere nella scienza di anni successivi. Oggi un esperimento di laboratorio è un rituale Senex che riproduce ciò che è già noto. Più che un atto investigativo della curiosità, è una sorta di iniziazione al paradigma scientifico attuata mediante l'esecuzione imitativa di gesti compiuti secoli fa da figure della scienza che sono ora i grandi vecchi delle leggi scientifiche. Perfino gli esperimenti a scopo di ricerca sono fatti per testare una legge o per trovare prove pro o contro di essa. Una sperimentazione ispirata dal puer, proviamo a immaginarla. Davy nella stanzetta sotto il tetto, la spavalderia, il divertimento, cose che oggi mancano del tutto. È il rischio nel maneggiare i gas, metano, etilene, cloro, vapori di acido prussico, monossido di carbonio, azoto, le esalazioni tossiche, le esplosioni, l'asfissia, le avarie dei palloni. I pericoli stessi insegnavano l'attenzione e il rigore. Il metodo scientifico non è un'invenzione esclusiva del Senex. Nasce come necessità protettiva all'intento dell'impulso puer e inizia dalla fedeltà nei confronti della propria poetica esaltazione. L'empiria non è soltanto il territorio privilegiato del Senex, può anche mettere le ali. Palloni, acqua con le bollicine, gas esilarante, esemplificano la nuova, straordinaria, tutta mondana immaginazione dell'aria di quel periodo. Questi esempi servono anche a dare una dimostrazione del metodo che userò in queste pagine. Il metodo psicologico richiede che ci si avvicini al fenomeno stesso, sospendendo il giudizio. Entriamo nel materiale insieme al paziente, come il chimico nelle vasche di fermentazione nei pozzi neri. La nostra disciplina ci impone di seguire l'aria dovunque sia andata. Ed è su questo punto che l'atteggiamento spirituale è in contrasto con quello psicologico. Laddove lo spirito può osservare i fenomeni mondani sullo sfondo di verità eterne, rammentando al mondano la sua origine del trasmondano, chiamando con disprezzo, compassione o nostalgia, i fenomeni dannati e elevarsi fino alla redenzione, il metodo psicologico segue i fenomeni giù, nella loro condizione patologica, come fecero Freud e Jung con i loro casi clinici, tentando una redenzione del mondano e del materiale dall'interno. Per il punto di vista psicologico, proprio là,
dove il sintomo è più volgare, più vistoso e imbarazzante, c'è l'anima che chiede a gran voce di essere compresa. Dunque, che cosa c'entra il vento, come ha fatto l'aria elementale a ispirare queste invenzioni e a trasformarsi in questi ultimi oggetti, fucili e pompe, lampade e trapani, aerostati e acqua frizzante? La risposta conosciamo perfettamente. Probabilmente nessun'altra evoluzione scientifica è stata così accuratamente documentata come i fondamenti della chimica moderna. All'inizio delle rivoluzioni si intese la demonizzazione della teoria del flogisto, ovvero la morte dell'alchimia. Essa avvenne contestualmente con la rivoluzione americana e francese. Sia Presley sia Lavoisier politicamente erano dei rivoluzionari. Presley fu un teologo dissidente, tanto che alla fine dovette cercare rifugio in Pennsylvania. Lavoisier prese parte al governo repubblicano, anche se poi fu ghigliottinato durante il terrore. Il lavoro di Lavoisier rappresentò il coronamento di un lungo processo di differenziazione dell'aria, iniziato già con i trattati di Robert Boyle. Con lo studio di John Mayor e quello di John Evelyn sull'inquinamento dell'aria di Londra. Quindi, con il nuovo secolo abbiamo lo studio di Black sull'effervescenza, ovvero l'aria fissa, il diossido di carbonio. La dissertazione di Daniel Rudstein che descriveva l'azoto, o di Marsilio Landriani sulla chimica dell'acqua. Nel suo libro Presley prendeva in esame l'aria vetriolica, l'aria acida vegetale, l'aria acida marina, l'aria mefitica, il vapore rosso nitroso, l'aria putrida e un'infinità di altri tipi di aria. A noi riesce difficile immaginare quale assidua devozione occorresse per analizzare e distinguere i componenti dell'aria che respiriamo. E con le tecniche e gli apparecchi dei nuovi clinici, in breve tempo l'antico elemento dell'aria fu smembrato in una quantità di componenti e venne identificato con gran numero di gas. E così come in passato le viscere della Terra e i suoi minerali avevano affascinato gli autori alchemici e i corpi celesti, l'etere, la luce e l'ottica avevano affascinato i filosofi matematici e fisici Spinoza, Galilei, Descartes e Newton. Ora l'aria era al centro dell'immaginazione dei chimici. Fu soggettata alla mano umana, questo fluido invisibile ed elastico, l'anima respiro, poteva essere pompato, espanso, fatto esplodere, espulso, risucchiato, condensato, avvelenato, suddiviso e pesato. L'aria era diventata uno dei nuovi traia prima della materia, il solido, il liquido, il gas. La chimica nasce come materializzazione dell'aria. Proverò a descrivere ai vostri occhi immaginativi, con un esempio pratico, il radicale cambiamento di paradigma che segnò la morte dell'alchimia. Se una barra di metallo viene calcinata, cioè arrostita sotto il calore intenso di uno specchio ustorio, la vecchia operazione alchemica della calcinazio, la calce o residuo secco del metallo pesa di più del metallo di partenza. Come mai? Il residuo di calce indica forse che nel metallo c'era qualcosa di volatile, che è stato bruciato, sottratto, lanciando un deposito pesante. E se questa è la vostra spiegazione, appartenente alla scuola di Jordanes e Stoll, il qualcosa di volatile che è bruciato lo chiamerete flagisto. Se invece pensate che la presenza di un residuo più pesante indica che la calcinazione ha aggiunto al metallo qualcosa che si trova nella calce ma non era presente del tutto o in parte nel metallo, allora appartenete alla scuola di Lavoisier e il qualcosa di aggiunto lo chiamerete ossigeno. E benché già Schiller e Priestley avessero isolato l'aria deflogistata, fu Lavoisier a riconoscere l'importanza e il significato e a darle il nome di ossigeno. Siamo nel 1779. Il bruciamento è ossidazione. I residui dei metalli sono ossidi. La combustione è un processo combinatorio per cui il corpo che rimane dopo la fiammata è più pesante. Per la spiegazione chimica il flogisto era diventato superfluo. Del flogisto si immaginava che avesse un peso negativo, quantomeno che non fosse soggetto alle leggi dei gravi, e per questo aspetto era affine all'opneuma degli stoici, alla leggerezza assoluta di Aristotele
e all'anima vitalistica del medico e chimico Johannes Scholl. L'alchimia sprofondò definitivamente quando fu esalato quest'ultimo respiro della immaginazione alchemico-religiosa. Le sue fantasie pneumatiche bruciarono e si spensero. Essa smise di immaginare ulteriormente, le nuove immagini comparvero invece nella chimica. Forse per le sue radici in un antico senso religioso del mondo materiale, Presley rimase attaccato fino all'ultimo alla nozione di flogisto. Inoltre, quell'idea parlava al senso comune, come l'idea che il sole sorge e tramonta girando intorno alla Terra. Girolamo Cardano e Leonardo da Vinci, per esempio, credevano che la combustione aggiungesse peso alle cose, perché queste bruciando perdono la loro celeste leggerezza, l'inalato alito dell'anima del mondo. E di conseguenza, per Leonardo, i cadaveri sono più pesanti dei corpi viventi. Il materialismo odierno legge altrimenti la morte. Recenti ricerche sperimentali hanno tentato di calcolare la perdita di peso al momento della morte, considerandola la prova della dipartita dell'anima, un'anima materiale. Al di là del fatto che conservi questa traccia archetipica dello pneuma celeste, più direttamente il flogisto discende dallo zolfo del Tria Prima di Paracelso. Tra l'altro, John Jalkin Belk, dal quale Scholl il flogisto, si trova principalmente nei materiali grassi. Il suo nome, che spiega Scholl, significa Brerlich combustibile. Deriva dall'azione che esso svolge nei composti, dando che non si presenta mai da solo. Il flogisto è quel invisibile, ubiquitaria e infiammabile ricchezza che, con la sua bruciante coazione verso la vita, è presente in tutte le cose, che usa l'aria come medium e che, come lo zolfo, svolge un'azione vivificante e gioioso grasso oleoso. L'ossigeno ha un'ascendenza diversa. Il vocabolo è formato da un prefisso greco, oxy, da oxis, aguzzo, acuto, penetrante, aspro, acre, acido, sagace, arguto, celeste, energetico. Oxis è un epiteto di Ares. Lavoisier lo considerava il componente necessario di tutti gli acidi. L'affermazione di Lavoisier era esagerata e Davy, Richard Keyward e Lewis Bernard Guston Monroe, specialmente Presley, non lo seguirono nell'assumere l'ossigeno a un unico principio esplicativo dell'acidità, come se fosse un'essenza elementale universale. Non diversamente dal flogisto che pretendeva di sostituire. E per raffigurare il simbolo dello suo principio ossigeno, Lavoisier disegnò un cerchio irto di punte, perché nel XVIII secolo si immaginava che gli acidi fossero composti di atomi pieni di spunzoni, da cui il loro effetto mordente e corrosivo. Il flogisto, per la sua ascendenza sulfurea, era caldo, oleoso e generoso. L'ossigeno, per la sua ascendenza acida, era corrosivo e aggressivo. La rivoluzione chimica illuminò l'aria e le inacidi. La mutazione dell'alchimia alla chimica fu insomma una mutazione del flogisto all'ossigeno. Sparirono il vitalismo e la causa finale. Fecero il loro ingresso l'atomismo e la causa materiale. Se ne andò l'anima di Scholl, subentrò la méthode di Lavoisier, al posto del senso della trasformazione chimica e la loro spiegazione. L'acidificazione dell'aria coincide con il trionfo di una teoria nominalistica della materia. Per i sostenitori di Scholl, la materia del mondo, per quanto possa risultare parcellare all'analisi, dipende pur sempre da essenze fondamentali, le quali non vanno confuse con le particelle stesse, come avviene nella teoria atomica. E la resistenza di alcuni chimici nel tempo, di Davis per esempio, nei confronti della tavola dei pesi atomici era dovuta a quella moltiplicazione degli elementi, che sembrava indice di una moltiplicazione delle essenze. L'occhio aguzzo dell'acidità andava penetrando in enti particolari sempre più numerosi, sempre più piccoli e più astratti nelle spiegazioni, e aveva la priorità la dissoluzione. E l'elemento perdente in un suo senso elementare era essenziale. L'inquinamento acido del mondo, se così si può dire, la sua dissoluzione in particolati e la perdita del senso essenziale dell'anima nel mondo materiale sono tutti già prefigurati nell'immaginazione dell'aria come ossigeno. Il mutamento del senso nell'aria è un mutamento dell'anima mundi, il passaggio a un diverso cosmo. Il XVII secolo, attraverso soprattutto Van Helmont e Boyle,
aveva destituito l'aria del ruolo di vero elemento, e anche l'alchimia si occupava principalmente della discriminazione delle terre, i metalli, e delle modificazioni delle acque distillate, condensate, dissolvere e tingere, e dell'arte del fuoco. E nel pensiero chimico settecentesco, ove si facesse cenno ai quattro elementi, vediamo che la terra, l'acqua e il fuoco rimangono mentre l'aria brilla per la sua assenza. L'aria è soltanto un facilitatore, una pressione per stabilizzare la fiamma, un medium di rifrazione, un veicolo del flogisto. Il sulfur con il suo mantice non alimentava il fuoco, perché l'aria non c'entrava con la combustione. E l'immaginazione invisibile, l'aria, era stata esclusa dalla partecipazione a quel mondo cartesiano e newtoniano. Di lì il razionalismo, il meccanicismo e il turgido sentimentalismo dell'illuminismo. Non c'era la circolazione d'aria. Poi arrivò la rivoluzione chimica e l'aria diventò l'elemento primo della combustione e la combustione è l'essenza della chimica. Dove Van Helmont aveva eliminato l'aria a favore dell'acqua, Cavendish fu in grado di dimostrare che l'acqua si dissolveva in gas. Per Lavoisier l'acqua non era altro che un ossido dell'idrogeno. L'archetipica fantasia processionale della trasformazione degli elementi, familiarizzare a partire dai presocratici, non cessa mai di esistere come l'aria e con essa il dibattito archetipico sul quale elemento sia l'elemento primo. Ora che si poteva applicare la tecnologia, l'aria diventava materializzata e mise un peso. Anche le potenze latenti nell'aria, demoni, immagini, tensioni pneumatiche, sottigliezze infere, si materializzarono. Non letteralmente, come delle visioni medievali, ora mantenevano la loro invisibilità nello slancio pneumatico presente nello Zeilgest. I demoni e gli angeli dell'immaginazione aerea misero le ali, riempiendo l'aria di nuove nozioni, nuove invenzioni, di espansionismo positivo, di speranza rivolta al cielo, esplosiva come il nitro aereo. Il nitrogene, l'azoto, di cui è fatta in maniera preponderante l'aria che respiriamo. Avanti, verso l'alto. Le radici della rivoluzione e del romanticismo affondavano nell'aria. L'immaginazione stessa diventò positivistica, progressista, materiale e attiva. Arriviamo così a Henry Cavendish, la figura cruciale della materializzazione dell'aria. La sua prima pubblicazione furono i saggi sull'aria prodotta grazie alle arti di laboratorio. Cavendish isolò l'idrogeno, aria infiammabile, e ne determinò il peso in rapporto alla densità dell'aria atmosferica. Sintetizzò l'acqua in laboratorio, dimostrando così che essa non è un elemento, ma nasce da due diverse aree. Avanzò la teoria che il freddo è generato dalla trasmutazione delle sostanze in aria. E tra le altre sue straordinarie imprese riuscì, come disse egli stesso, a pesare il mondo, calcolando la densità del nostro pianeta con un'approssimazione molto vicina alla stima attuale. Tale misurazione, esperimento di Cavendish, fu effettuata in quell'anno speciale, il 1798. Una collaborazione con John Mitchell, Cavendish tentò inoltre di determinare il peso delle stelle. Lo scienziato inglese è considerato lo sperimentatore più brillante e più rigoroso del XVIII secolo nel campo della fisica, dell'elettricità, della termodinamica e della chimica, ma qui mi preme dedicare qualche minuto al suo carattere. Rimasto orfano di madre all'età di 2 anni, fu allevato dal padre scienziato, con il quale visse fino a 52 anni, quando il padre morì. Gli unici rapporti costanti della sua vita iniziarono allora, con Mitchell e con Priestley, entrambi scienziati, e con Charles Bradley, che diventò suo assistente. E la scienza fu il contenuto e lo spirito di tali rapporti. Come leggiamo in una biografia del 1960, tutti coloro che lo conoscevano concordavano nel sottolineare le sue notevoli carenze sul piano umano. Non aveva amori, non aveva odi, non nutriva speranza, non mostrava paura. La mancanza di affettività risalta soprattutto nella morbosa timidezza che aveva nei confronti delle donne. Per ordinare i passi, ogni giorno a una certa ora lasciava un biglietto sul tavolino dell'ingresso e evitava ogni occasione di incontro con le cameriere. Un giorno che si era imbattuto casualmente per la scala in una di queste, rimase così sconvolto che si fece immediatamente costituire una seconda scala per evitare che l'esperienza si potesse ripetere. Una sera, al Royal Society Club, vedendo un gruppo di colleghi affacciati alla finestra, si avvicinò
pensando che stessero studiando la luna. Ma quando scoprì che stavano ammirando una graziosa ragazza, corse via disgustato. In una biografia del 1851 si legge: anche nei confronti degli altri argomenti che comunemente eccitano e gratificano la fantasia, l'immaginazione, le emozioni o i sentimenti più nobili, Cavendish era parimenti indifferente. Il bello, il sublime e lo spirituale sembravano posti al di fuori del suo orizzonte. L'affinamento dei sensi esterni che la prosecuzione delle ricerche delle scientifiche fisiche garantisce, nel caso di Cavendish, non sortì l'effetto di acuire la percezione della bellezza di forme, suoni e colori. Molti dei nostri filosofi della natura hanno avuto e coltivato un forte senso estetico e hanno tratto grande piacere dalle arti. Per nessuna di queste Cavendish sembra avere nutrito il minimo interesse. E perfino l'interesse per gli strumenti scientifici rimase funzionale e incentrato esclusivamente sulla precisione. A differenza di Black e di Acum, non si curò mai dell'eleganza della forma e del valore del materiale. Nelle escursioni in aperta campagna per le sue ricerche geologiche non troviamo mai relazioni allo scenario naturale, a osservazioni sugli abitanti o associazioni storiche con le varie località. Cavendish aveva occhi soltanto per i suoi strumenti e attraversava il paese, scrive il biografo, come un ispettore delle ferrovie. Quando a quasi 80 anni, nel 1810, sentì avvicinarsi il momento della morte, secondo la testimonianza di un conoscente di Cavendish, diede istruzione al suo cameriere perché lo lasciasse solo e non si ripresentasse prima di una data ora, quando prevedeva di non essere più in vita. Il cameriere in ansia si affacciò alla porta prima dell'ora stabilita. Mr. Cavendish, irritato dell'intrusione, gli ordinò di andarsene e di non farsi vedere fino all'ora concordata. Quando a quell'ora il cameriere tornò, trovò il padrone morto. Quando furono aperti i bauli e gli armadi di Cavendish, per riferirne ai parenti più stretti, vi vennero trovati parti di abiti ricamati e molti gioielli preziosi, tra cui una pettorina femminile riccamente decorata con diamanti. Poniamo che le notevoli carenze umane citate dai suoi biografi fossero del tipo che oggi verrebbe definito un problema nei confronti di anima, alcune delle caratteristiche di anima sono le seguenti: senso della bellezza, cosa di cui Cavendish era privo, piacere dei sensi. Per quasi tutta la vita la sua cena fu costituita da un piatto di carne di montone. Vanità. Cavendish si rifiutò di posare per un ritratto, sicché non abbiamo una raffigurazione sicura del suo viso, e per tutta la vita indossò gli stessi abiti fuori moda. Fantasia. Nonostante l'incalzare degli eventi, Cavendish si mantenne sempre rigoroso e preciso, come un orologio. Amore per le donne, indolenza, pettegolezzi. Biografi e conoscenti registrano un vuoto a questo riguardo. Trasporto per la natura. Cavendish la pesava e la ispezionava. Fascinazione per la morte. Cavendish morì in perfetto orario, secondo la sua pragmatica previsione, con la faccia rivolta verso il muro. Ora, non è mia intenzione mettere in ridicolo Cavendish e neppure fargli la diagnosi, né giudicarlo. Non giudicare o sarai giudicato con i tuoi stessi parametri di giudizio. Ho raccontato la sua storia per mostrare come il fenomeno Cavendish, l'ossessione per la densità, il peso, il numero, le misure, fosse necessario per la materializzazione dell'aria, la quale materializzazione a sua volta era necessaria per differenziare l'aria in una complessità di costituenti, preludio al classico lavoro di Priestley sui differenti tipi di aria. Indubbiamente, l'atto di pesare è una mossa riduzionistica. Dice Macrobio, la natura dirige sempre i corpi pesanti verso il basso, e anche ciò che è accaduto nell'universo stesso perché ci fosse la Terra. Pesandola, Cavendish sottrasse all'aria l'ascensionalità. La sua mossa è il prototipo di quello che oggi chiamiamo riduzionismo o anche pensiero bottom line, il valutare le cose invisibili, le cose spirituali, facendo riferimento al peso che hanno su una scala materiale. Il movimento è diretto verso il fondo. È l'effetto sull'ascensionalità dello spirito è depressivo, e ovviamente la giustificazione di tale riduzione è espressa secondo la retorica della Terra. Senso comune, dati di fatto, solidità, realtà. E mi sembra lecito ricollegare la nascita dell'economia ottocentesca e il dominio dell'economia esercitato oggi sulla mente occidentale con i procedimenti riguardo a peso, misura e numero introdotti e portati a perfezione di Cavendish e dalla rivoluzione chimica. Devo invece accantonare in essi
tra la nuova tecnologia e il suo enorme bisogno di capitali, nonché la relazione che Cavendish aveva con il proprio patrimonio personale, lui che fu forse lo scienziato più ricco della storia. Il linguaggio barometrico usato dall'economia per descrivere le proprie direzioni fondamentali, inflazione e depressione, mi sembra rientrare in quello che ho chiamato il fenomeno Cavendish, vale a dire la riduzione ad una modalità di pensiero che è al tempo stesso astratta e materiale, che rappresenta fenomeni apparentemente concreti e tangibili, le realtà materiali e o economiche, resi però astratti dalla matematizzazione. In questo senso il fenomeno Cavendish è un esempio di formazione del sintomo, di un compromesso con l'elemento materiale della Terra che usa la retorica terrestre per misurare tutte le cose, senza tuttavia mai farsene toccare, proprio in virtù dell'atto della misurazione. Ciò nonostante il fenomeno Cavendish, mentre opera la riduzione dell'area, ne compie anche la differenziazione. Questo fa pensare che per il riconoscimento della complessità degli invisibili sia necessaria la materializzazione. La riduzione a materia non è necessariamente una caduta, uno scacco delle ali. La materializzazione è un mezzo attraverso il quale lo spirito, differenziandosi, si rende conoscibile. L'invisibile complessità della mente, l'area del suo logos, il suo geist, riconosce se stessa nella precisione dei sensi. È l'azione del mondo materiale, anziché un hunting out, una fuga dell'atto, e costituisce una ostensione dello spirito ai sensi. Nel linguaggio di Adolf Portman, il mondo materiale è il luogo in cui avviene la Selbstbildung, la rappresentazione di sé. In questo senso, l'azione è sempre estetica e la materializzazione, come ripetevano gli scolastici, è necessaria per l'individuazione. E Cavendish realizzò la materializzazione dell'aria con atto del contare, ma anche il dare conto e il racconto di una storia chiama gli invisibili giù, nel mondo dei sensi, e li differenzia. La modalità di Cavendish era il conteggio numerico, in virtù del quale l'aria ora rendeva conto con precisione dei suoi vari comportamenti. In altri termini, il contare è qualcosa di più di una pura e semplice quantificazione. È uno dei modi di rendere visibile la differenziazione, di fornire una descrizione precisa, di dare conto, di fare il racconto delle cose. Se l'aria stessa era suscettibile di misurazione, sembrava diventato possibile perfino contare gli angeli che danzano sulla capoccia di uno spillo. Tempo prima, Stephen Hallens aveva introdotto il libro contenente i suoi lavori sull'aria, citando il versetto di Isaia su Dio che ha misurato le acque e la terra e pesato le montagne come fece Cavendish davanti ad un monte del Peshtair in un gesto divino di letteralismo matematico, e commentava: poiché come Isaia, il nostro saggio creatore, ha osservato la più esatta proporzione di numero, peso e misura nel creare tutte le cose, di conseguenza la via più giusta per avere qualche comprensione della natura e di quelle parti del creato deve ragionevolmente consistere nel numerare, pesare e misurare. Il motto di Cavendish era appunto pesare, numerare, misurare. E più tardi Richter la portò ad esergo nella sua opera maggiore. Quella del contare stava diventando una vocazione immaginale che aveva la forza di una ossessione diabolica. Con la materializzazione dell'aria, le fantasie diventarono invenzioni. Elisir e tinture acquistabili al banco delle gazzose, la esaltazione alchemica sotto la forma di gas esilarante e la clivitata dello spirito che saliva fino al cielo in pallone. Mentre la vocazione dell'aria a trasmettere la luce diventava le vie di Baltimora illuminate a giorno dei lampioni a gas. Con il crollo del principio ascensionale, lo slancio pneumatico si diffuse orizzontalmente, con gli anemoni delle ideologie, congregazionalismo, repubblicanesimo, utilitarismo, idee verticali in abiti orizzontali. La moltiplicazione alchemica, idealizzata fase finale dell'opus, fu letteralizzata nel metodo del contare e, in quanto principio assiomatico, procedette a toccare tutte le cose. Conta delle teste, conteggio dei voti, contare il denaro. La Robedo fu definitivamente totalmente esteriorizzata nel rosso brevetto frigio della rivoluzione. La pettorina tempestata di diamanti ritrovata nell'armadio di Cavendish ci può aiutare a capire meglio come agisce ancora oggi il fenomeno Cavendish nella scienza e in ciascuno di noi, quando entriamo in quella modalità di pensiero.
forse l'anima diventa densamente concreta e insieme razionalisticamente astratta. Quando viene scacciata dalla natura, dalla bellezza, dal piacere dei sensi, dalla storia e dalle vicende personali, dal regno mediano tra il concreto e l'astratto. L'anima rientra nella medesima porta attraverso cui è stata esiliata. Se è stata esiliata mediante astrazione e materializzazione, ritorna con le medesime modalità nella propria rimozione, insinuando nei numeri e nei pesi la fascinazione che mantiene in atto la rimozione. L'analisi del ritorno del rimosso, momento fondamentale della psicologia del profondo, non riguarda solamente il contenuto rimosso, ma anche lo stile della rimozione. È lo stile che rivela il contenuto. Lo stile è il contenuto in quanto sua forma. È questo che intendeva Freud dicendo che il sintomo è un compromesso. Ed è questo che intendeva Jung dicendo che l'inconscio ci mostra la faccia che noi gli mostriamo. Se la nuova chimica materializza l'anima aerea, allora questa farà ritorno in una maniera materializzata. Dobbiamo guardare in profondità lo stile della rimozione, il metodo e gli apparecchi con i quali sono state compiute le operazioni materializzanti, per scoprire dove sono alloggiate ora le fantasie dell'anima aerea. Perché l'anima non è mai perduta nell'aria e mai dissipata per sempre. L'aria, dice Platone, scorre sempre, semplicemente, è assorbita nella materia secondo un diverso stile. Il tentativo dell'alchimia di distinguere e ricongiungere spirito e materia non cessa mai, anche se cambia il locus del tentativo. Possiamo immaginare che l'anima esca ed entri da una porta su cui è inscritta la seguente frase: «Ma tu hai tutto disposto con misura, calcolo e peso», come all'ingresso del famoso laboratorio di Justin von Liebling e Gleason. Sulla porta di casa di Jung, il suo laboratorio, è scolpito un altro motto: «Vacatus atque non vacatus Deus aderit», chiamato o non chiamato il Dio sarà presente. Allora, perché non dovrebbe essere presente anche nella misura, nel calcolo e nel peso? Dio può dunque essere presente nel metodo e non solo nel materiale, come presentavano gli alchimisti. Qui passa lo spartiacque fra l'alchimia e la chimica. Laddove l'alchimia cercava il segreto della natura della materia, la chimica immaginò quel segreto nei modi di esaminare la materia, misura, peso e calcolo. Di lì l'importanza delle apparecchiature tecniche, dei modelli matematici e degli esperimenti di laboratorio. Essi erano strumenti divini. Definire tutto ciò semplicemente quantificazione o tecnologia o scienza applicata significa non aver colto l'ispirazione. E l'aspirazione, l'effervescenza, l'illuminazione e l'ascensionalità, il gas, che soffondano le scoperte e le vette visionarie a cui questi metodi conducono. La sconfitta del flogisto liberò lo spirito, che era stato trattenuto in quel vestigio dell'alchimia, perché il flogisto era, come insisteva nel dire Schalt, una sorta di materia, tale però che nessun metodo lo poteva analizzare. L'accurato metodo di Lavoisier ebbe la meglio su quella materia sottile, liberando lo spirito imprigionato nello stile di materializzazione dell'alchimia. Adesso il luogo dello spirito era il metodo della libera ricerca scientifica, il quale insieme alla rivoluzione sociale, religiosa e tecnica, che accompagnarono indissolubilmente il nuovo metodo, aspirò l'anima aerea e le sue inflazioni assumendola nello spirito del libero pensiero dell'epoca, le cui parole d'ordine erano misura, peso, calcolo e contemporaneamente liberté, égalité, fraternité. Questi pensieri ci conducono all'epoca moderna e l'epoca moderna ci porta all'attualità e l'attualità ci conduce alla tecnologia. E da molte parti si lamenta che la tecnologia sia la logica e terribile conseguenza della scienza empirica. Il robot, il golem, il mostro di Frankenstein. È questo la tecnologia o questo è un modo di vederla? Il fatto che parliamo con queste immagini della fantasia dovrebbe rammentarci che anche la tecnologia è un'espressione della psiche. La macchina senza anima non è l'apparecchiatura, ma la visione del mondo newtoniano-cartesiano che definisce senza anima le cose. Da quando l'anima fu espulsa dal mondo della res extrensa, anima non poté più comparire nelle cose del mondo, e quando lo faceva era un angelo caduto, un'anima proiettata, bisognosa di redenzione. Le cose dovettero necessariamente diventare robot, mostri, la diabolica scopa dell'apprendista stregone, che se non altro servì
a rammentarci che l'anima non era morta, come aveva sostenuto Descartes. La tecnologia sconta la maledizione dell'idea meccanicistica che ne abbiamo. È il grande rimosso, l'inconscio, il regno della morte, obbligata a portare il peso delle pretese egocentriche e prive di immaginazione di cui la caratterizziamo. Risparmio di lavoro, efficienza in termini di costi, produttività, uniformità, velocità. All'oggetto tecnologico non è concesso fallire, può soltanto logorarsi ed essere buttato via. Se la rivoluzione chimica fu, in ultima analisi, la restituzione di un'immaginazione dell'aria alle cose materiali mediante invenzioni tecniche, allora forse le cose tecniche ospitano ancora quell'immaginazione. Gli oggetti tecnologici non sono né schiavi silenziosi e obbedienti né meri prodotti fabbricati da altre macchine. I morti che creano i morti, pacottiglia obsolescente di una cultura dell'usa e getta. Sono immagini concrete dell'attività di animazione, luoghi di anima ilemorfica, con nomi e facce, la cui natura va percepita individualmente, soggettivamente. Ciascuno è potenzialmente un objet parlant. Non sono le cose morte a creare il morto mondo meccanicistico, siamo noi, il nostro soggettivismo. Il senso privatistico che abbiamo nell'anima deruba le cose delle loro immagini, lasciando nel mondo esterno meri oggetti, privi di soggettività, calcinati, impersonali e morti. E le cose si sono prese la loro vendetta. Il rimosso si vendica sempre, insinuando nella concezione che abbiamo di noi stessi la concezione che abbiamo delle cose. Anche noi siamo funzioni meccaniche, un assemblaggio di parti. Anche noi siamo sottoposti a stress e a frizione, tendiamo all'oggettività e alla fine anche noi ci ossidiamo e scompiamo. Inoltre, se il mondo è già morto, allora le nostre attuali fantasie apocalittiche non sono altro che constatazioni del danno. Eppure, le loro immagini patologizzate di fatto annunciano una nuova sollecitudine dell'anima, un ritorno dell'amore per le cose sofferenti del mondo. La well-bleed newtoniana non ha più preminenza. La tecnologia può essere liberata dal suo meccanicismo. L'anima del mondo ritorna, restituita al mondo. Sta avvenendo un vasto rimescolamento cosmologico. Inizia nei cieli la nuova danza dell'acquario, detta cambiamento di paradigma. L'anima mundi sta lasciando il suo lindo attico celeste. La pazza rinchiusa nell'abbaino è già per le scale. Nuda, radiosa, sta per uscire in strada. Anima mundi adesso significa anima del mondo, che significa anche un nuovo senso della tecnologia, un senso improntato all'anima, soltanto nella misura in cui sappiamo cogliere la bellezza che ne è nelle cose del mondo e possiamo restituire al mondo il nostro amore. Ancora una volta la mente deve andare al passo con l'opera delle mani. L'invisibile college di virtuosi, il Boyle, che diventò la Royal Society, proponeva un nuovo modello pedagogico tutto intorno al mondo materiale, per applicare gli occhi e le mani dei fanciulli e a vedere e a toccare tutte le varie specie di cose sensibili. E la materia, una materia visibile e sensibile, l'oggetto delle loro fatiche, scrisse lo storiografo della Royal Society. Attraverso le mani e gli occhi di quei virtuosi la materia darà forma ai propri significati, cioè manipolando e osservando l'anima inelformica. L'illuminismo chimico, inoltre, procedeva dalla mano alla mente. Esperimenti e invenzioni, poesis tecnica, il fare insegnava il pensiero. E così oggi il simpatico bonario CP8 ha rimpiazzato il robot senza anima. L'arte della manutenzione della motocicletta, l'Apple sulla scrivania e la calcolatrice nel taschino ci dicono che Frankenstein è morto perché, al pari del dio di Nietzsche, è diventato superfluo. Benché l'illuminismo meccanicistico domini ancora la nostra mente, nel laboratorio è in atto un processo di animazione che guida la mano, che elabora fantasie, che alita nuova vita nelle cose, come lo spirito puer che gioca oggi nei computer. Non c'è dunque stata la sconfitta dell'alchimia, se per alchimia intendiamo una poesis della materia. E così come abbiamo distinto il genio dall'io, possiamo considerare l'illuminismo chimico non già dal punto di vista dell'io illuministico, bensì da quello dell'immaginazione dell'aria. E come i fanciulli impariamo nelle mani illuminate da ciò che i chimici fecero anziché da ciò che dissero di aver fatto.
Le loro formulazioni possono essere ingannevoli. Lavoisier, per esempio, introduce il suon traître élémentaire con una spiegazione epistemologica presa di peso dalle teorie del linguaggio di Condillac. Poiché l'illuminismo chimico richiedeva un'immaginazione dell'aria, l'opera dei chimici non consistette soltanto nel pesare e nel battezzare i gas. Essi insufflarono nel mondo una nuova visione delle cose. I loro palloni e ventilatori, le loro carte dei venti e poppe pneumatiche erano portatori di nobili aspirazioni, di una visione pneumatica conforme alla libertà di pensiero, alla pubblicità del sapere, alle dichiarazioni dei diritti dell'uomo. Le loro invenzioni furono una nuova modalità di accesso del genio nella bottiglia, l'inventio del daimon. L'oggetto tecnologico, mosso da una propria potenza pneumatica, come le statue e le icone degli dei, era adesso il numen, lo spiritus rector. L'invenzione guidava l'inventore a pensare nuovi pensieri, a immaginare nuove e più profonde immagini dell'anima del mondo. Nella presente crisi tecnologica possiamo rivolgerci a queste figure per avere una guida. Ricordiamo Van Helmont, ciascuna cosa ha il suo blas, la sua atmosfera derivativa dalle stelle, e va studiata in quanto tale, perché in ciascuna cosa c'è un odore, un seme, un'immagine dai quali possiamo riconoscere la sua specifica natura, i suoi tempi, il suo valore e scopo. Rivolgersi alla materia significa attenzione per la qualità specifiche, come predicava la tradizione principale della scolastica. La materia è il principio di individuazione. Ciascuna cosa è differente da ogni altra. Shell, Davis, Boyle insistevano sulla specificità. Per numas observation, scriveva Van Helmont, la materia non è subordinata all'anima, ma è il vettore attivo della specialità. L'individuazione della nostra anima richiede il riconoscimento dell'individualità dell'anima presente nelle cose, del fatto che ciascuna cosa ha la propria sfera privata, distinta dalle pubbliche e uniformi leggi della fisica. Poiché esiste un'anima delle cose, perfino nei nostri oggetti high-tech, questi possono essere accolti nella nostra anima, immaginati come immagini, i loro odori, essere percepiti con sensibilità estetica, considerati animisticamente. Tale è il pensiero del cuore. In chiusura, conviene rendere esplicita la distinzione tra il lavoro svolto in questo capitolo e ciò che esula dalle sue intenzioni. Anche se abbiamo scavato in un determinato percorso storico, la nostra non è stata un'operazione di archeologia della chimica illuministica alla maniera di Foucault, e neppure di fenomenologia metaboletica alla maniera di Van der Berg. Questo avrebbe voluto dire storicizzare, considerare e interrelazioni tra rivoluzione politica, metodo scientifico, invenzioni tecniche, filosofia religiosa ed espressione poetica come fenomeni di un unico Zeitgeist, come il manifestarsi di un'unica idea in molti fenomeni. Una simile impostazione, che letteralizza il periodo storico della sua determinante fondamentale, ci riporterebbe a Hegel e alla oggettivazione dell'aria come Gels del suo progresso storico e alla fine al letteralismo di Marx. Per noi, un'idea archetipica qual è l'aria e la sua fenomenologia in un segmento di tempo non hanno bisogno di essere avvicinate mediante lo spirito. Questi fenomeni possono essere riflessi altrettanto bene per mezzo di anima, per mezzo di una immaginazione aerea che è insieme il soggetto e l'oggetto del metodo, che si manifesta nelle nostre fantasie animiche mentre lavoriamo, così come nelle biografie, nei concetti chimici e nelle azioni pubbliche dei personaggi con cui lavoriamo. Il fattore determinante non è la storia, è la psiche. È la psiche atemporale e archetipica, ciò che si manifesta nella fenomenologia dell'aria, e richiede perciò il metodo di una psicologia archetipica. Da questo punto di vista, i fenomeni che abbiamo osservato, la trasposizione dell'anima, della soggettività al mondo pubblico, la materializzazione e l'acidificazione dell'aria e la sua negazione in quanto elemento primordiale, la sua rinascita del metodo, delle apparecchiature, delle aspirazioni progressiste, sono eventi psicologici che hanno luogo nell'anima, nella individuazione anima corporalis e della collettiva anima mundi. Il movimento di uscita nel mondo esprime l'innata estroversione dell'anima, un movimento archetipico che non è tanto il risultato di condizioni storiche quanto la condizione di risultati storici. Non siamo noi dentro la storia, ma la storia è dentro di noi, come Henry Corbin non si stancava di ripetere.
La storia è un materiale psicologico dove gli aspetti eterni dell'anima lasciano le loro tracce nel tempo. Così come l'anima si muove in cerchi, altrettanto fa la storia, documentando i corsi e ricorsi dell'anima. I fenomeni dell'illuminismo che abbiamo evidenziato continuano a ricorrere, a ritornare nella nostra anima. Dunque l'anima trapassi dall'interesse privato all'animazione della materia, noi pure corriamo i medesimi rischi di distruttività ed ebbrezza puer, di astrazione e di distrazione senex, di cecità materialistica e di acidificazione aggressiva delle atmosfere. La perdita è una permanente possibilità dell'anima e della sua natura. L'anima può essere perduta nel momento stesso in cui la si trova nella più nobile intenzione della fraternità. L'anima è necessariamente piena di ombre, e per lei l'illuminismo non è mai pienamente compiuto. Le nostre riflessioni storiche e biografiche su quegli uomini vissuti nei 200 anni dell'illuminismo inteso in senso lato non sono soltanto storiche e biografiche. Riguardo il nostro personale illuminismo in quanto fenomeno psicologico. I virtuosi che ho evocato non sono morti con il loro tempo. Sono eminenze che incalzano la psiche sotto forma di atteggiamenti psichici presenti nell'immaginazione dell'aria. La storia non è soltanto qualcosa che era in atto allora, è psicologia che è in atto oggi, perché altrimenti analizzare i fatti. Si studia la storia per non essere costretti a ripeterla. Le figure paradigmatiche della scienza ci presentano dei modi immaginativi di elaborare le potenze elementali. L'attenzione per le potenze elementali, costretta risposa elementare, elevando le biografie fino a proporzioni archetipiche. La figura di Coleridge, che è stata l'ombra dietro il nostro tema, una sorta di vecchio marinaio, è ancora presso di noi nel ruolo di interrogante archetipico. Coleridge è la voce del romanticismo che identifica la poesis della scienza sperimentale con le sue idee filosofiche, anziché vederla in trasparenza e cogliere la poesis dalla mano di quegli esperimenti compie, dei suoi metodi, delle sue apparecchiature. E le biografie dei giganti della storia diventano così racconti mitici, nei quali rintracciamo configurazioni archetipiche. Quelle biografie mostrano come l'aria possa soffiare in una vita individuale insediandovisi e poi imporvi le sue esigenze. Abbiamo visto come la forza elementale costelli il puer e il senex, pretendendo rivoluzione del pensiero, sperimentazione nell'azione, precisione di particolari, differenziazioni secondo la quale è una devozione solitaria o una fascinazione invisibile. E come richieda anche un ulteriore tratto di grande importanza, un'immaginazione della estroversione, una percezione della profondità dell'oggetto, una focalizzazione sul mondo fisico pubblico nonché apparecchiature per la realizzazione, cioè la tecnologia. Perfino Cavendish, così penosamente introverso come persona, possiede questa immaginazione dell'estroversione, un'esistenza mutata all'anima che è nel mondo fisico. La sua casa aveva un laboratorio in salotto, una fucina di fabbro nella stanza accanto e i piani superiori adibiti ad osservatorio. Viveva nel crogiolo, progettava, costruiva e verificava i suoi strumenti con le sue mani, come un alchimista. Diversamente dagli alchimisti, il centro della sua immaginazione era il mondo. Abbiamo anche visto nel ripudio collettivo del matrimonio come l'anima dell'aria preveda attaccamento impersonale, una forma di alta di ruolo coniugale. L'amante adorata come la dea, la donna ammirata dalla finestra, potrebbero distrarre dal pragmatismo religioso, dall'amore, dall'impegno di Lavoisier per il maggioramento della condizione umana, dal coraggio idealistico di Presley, dalla utilità pratica di Davy. Ricordate il paziente analista citato qui più sopra? Dopo che la sua anima a respiro fu uscita nel mondo, egli si dedicò all'attività politico-sociali. In modo simile, nella psicologia culturale, il fine dell'analisi chimica fu l'interesse pubblico. Si espanse al di là dell'azione altruistica mirante al bene comune, l'anima che è nel mondo delle cose convoca i nostri sentimenti a riconoscere che le cose stesse sono titolati con noi in quel bene comune. E le cose non per il nostro bene soltanto, ma anche per il loro, con ciò ripristinando l'apprezzamento psicologico nei confronti degli oggetti costruiti, troppo a lungo trascurati e dati per morti
e restituendo così un'anima al mondo. Progresso. Quel sogno aereo andato a male adesso significa corsi e ricorsi, ritorno all'anima mondi. L'affermazione di Davy che il progresso e il miglioramento della società civile si fondano sulle invenzioni della matematica e della chimica descrive soltanto metà della storia. L'altra metà è psicologia o cosmologia, la restituzione di un'anima a quelle invenzioni. Sì, esiste tuttora un invisibile sorgente d'aria, un flogisto infiammabile, un gas selvaggio che intride ogni cosa, rendendo possibile l'animazione del mondo concreto delle cose o persone tra le quali viviamo.